Il mister ti ha ridato sì, sempre detto. Cioè devi partire dall'inizio e l'hai ripagato con un altro grandissimo gol. Sì, sono molto contento perché appunto è un giocatore come me che nei primi mesi di questa stagione ha fatto un po' di fatica a giocare, avere l'opportunità di scendere in campo è sempre un'occasione incredibile e quindi proverò come ho fatto oggi, come ho fatto la settimana scorsa, a dare sempre il meglio di me per aiutare la squadra. Senti, raccontaci un po' il clima nello spogliatoio, quello in campo a fine partita l'abbiamo visto, però è arrivata la prima vittoria, è stato viverla finalmente. No, c'è grande gioia perché dopo dei mesi così è giusto comunque prendersi questa serata magica per godersela e rendersi conto che abbiamo le qualità per fare un campionato diverso e quindi adesso festeggiamo questa sera, però già da domani prepariamo la prossima partita con la consapevolezza che possiamo fare male a tempo. Anche perché la matematica per ora ci fa fare strappi, con questi tre punti possono fare dei ragionamenti. Esatto, comunque noi dobbiamo puntare partita dopo partita, cercare di non far viaggiare la mente troppo in là. Adesso siamo concentrati sulla prossima e penso proprio che una vittoria così in casa, con i tifosi al nostro fianco, possa darci uno slancio in più per questo finale di stagione. Come hai trovato la Roma questa sera? Hanno già fatto lo sgambetto in Coppa Italia, come li hai trovati? Sapevamo che sarebbe stata una partita diversa e loro avrebbero avuto un desiderio di rivalsa, vista la partita di Coppa Italia, e quindi ci eravamo preparati e predisposti a fare una partita di sacrificio, e così è stato, e senza nulla togliere a loro, che sono una squadra con grandi qualità, però noi ci siamo giocata con le nostre armi e abbiamo portato a casa la partita. Sicuramente con l'entusiasmo di questa. Esatto, la bravura della squadra sarà nel farsi trascinare dall'entusiasmo, però mantenendo la consapevolezza della posizione di classifica in cui siamo, delle difficoltà che abbiamo avuto e quindi cercare di centellinare gli errori e continuare su questa scia. Un'ultima battuta sul tuo gesto per festeggiare il gol. No, è semplicemente un gesto che è venuto fuori con i miei amici e adesso quando faccio gol faccio segno degli occhiali. Thank you.